Oggi metteremo l'accento su una nuova professione, cos'è? Eh? Che bello! Ah, lei si sta gingillando sul sedile. Che gioia e felicità! A 80 anni si torna bambini. E oggi parliamo di una professione nuova. Lei ha sentito parlare della Chiara Ferragni con il suo nome, l'effigie del suo nome, la sua firma su una bottiglietta? Influencer. Bravo, influencer. Ci spiega... Anche io parlo inglese. Anche lei, infatti stiamo qui nel tempio, insomma, della lingua inglese. Scopriamo chi è l'ospite di oggi. Andiamo. L'influencer delle prime tappe. Oggi in carrozza Ilaria Di Vaio. Un programma offerto da Edil One. Coffer. Un binario, tante parole, un pizzico di allegria, leggerezza quanto basta. A tutti in carrozza si va, la vita che ci invita. Sali, mettiti vicino al finestrino, curiosando come un bimbo canterino. Gin su, gin giù, gin su. E capotreno, molla quel freno, vogliamo partire, fischia dai. La nostra vita mai è esaurita, è come un treno in corsa che fa. Gin su, gin giù, gin su. Chiedo scusa, ma cosa porta in quella borsa, in quell'aggeggio? Il cinto erniario? No, lei ha una borsa qui. Cosa c'è? Il taccuino delle contravenzioni. Ah, ecco. Giustamente. Benvenuti tutti in carrozza si parla, altro viaggio con il nostro mitico Francesco Capotreno, a cui non sfuggirà il vero e il dovere istituzionale. Fai centro col millimetro. Fai centro, perché è il modo moderno per spostarsi in città. Ma perché è arrabbiato quando lo dice? Mi mette a soggezione. Allora, cari amici, un altro viaggio in libertà, una bellissima giornata di tardo pomeriggio. Siamo sul pezzo. Avete letto e sentito in questi giorni l'acqua minerale della Ferragni, no? 8 euro a bottiglia. Lei fa l'influencer e noi, che non ci facciamo mancare nulla, abbiamo pescato un influencer. E che influencer? Che abbiamo qui in Umbria, a Perugia, la signora Ilaria Di Vaio. Ilaria, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Bella e bella, facciamo un primo piano perché lo merita piuttosto che la natura morta qui. Allora, Ilaria, intanto spieghiamo al signor Mamozio chi è un influencer. Un influencer, beh, una dimensione un po' complessa, sicuramente attualissima, è una persona che riesce con il suo modo di vivere, con magari per determinate doti che ha, di influenzare delle persone che in qualche maniera si affezionano, vengono affascinate da questa figura e quindi inizia a crearsi un seguito di persone di svariate età che si affezionano appunto e si lasciano condizionare. Che detta così si lasciano guidare probabilmente, esatto. No? Rispetto a quello che è, parliamo di una cosa commerciale, quindi esatto. Agli acquisti. Lei è un influencer delle prime pappe, sì. Cioè di un blog di cui ricordiamo il nome. Grams of Life. Che vuol dire in italiano? Significa briciole di vita. Briciole di vita, che è bello e poetico. Influencer delle prime pappe, allora lei è mamma intanto? Sì. Neomamma, immagino. Sì, una bimba di quasi 4 anni e una di 9 mesi. 4 anni e 9 mesi? Sì. E allora, di che cosa si occupa il suo blog? Allora, il mio blog nasce, innanzitutto partiamo dal nome che abbiamo citato, non è casuale. Voglio proprio veicolare il messaggio che tutto ciò che trapela dai social non è la realtà nella sua complessità. Ma sono appunto delle briciole di vita. Ho deciso di aprire il blog perché ho voluto affidare ad uno spazio, appunto il web, l'emozione dell'essere diventata mamma. È stata una cosa così coinvolgente che ho sentito proprio la necessità di doverla comunicare. L'ho affidata al web perché così non, come dire, non mettevo sotto torchio nessuno con le mie chiacchiere, ecco, potevo... Una volta c'era il diario. Sì, esatto. Oggi c'è il blog su cui si esatto. Scrivono le proprie esperienze. Esatto. E fatto sta che oggi, domani e dopodomani questo blog è stato talmente seguito, tanto oggi da poter defreggiare questo titolo che le è stato dato. Non stiamo inventando nulla, mi passate il Sole 24 Ore, per qualche casualmente abbiamo qui, Sole 24 Ore, non è la Gazzetta dello Sport, sia ben chiaro, dove io leggo, i brand attivi vanno dal baby care old fashion
baby care al fashion. Alcuni esempi sono, va bene, eccetera, eccetera, con l'approccio molto tradizionale di product placement e tagging dei profili di brand. Nel suo blog Ilaria dichiara correttamente di prestarsi alla sponsorizzazione di prodotti, ma solo quelli in linea con i propri valori e le proprie scelte di consumo, perché la signora Ilaria è stata eletta, nominata, non so come dire, la terza blogger più influente d'Italia. Come genitore. Come genitore. Sì, esatto. Ora, cosa si intende? Lo tengo io. Cosa si intende per... sembra una carica pesante, insomma, una responsabilità. Bravissimo, ha detto bene, è proprio una grande responsabilità. Non me l'aspettavo, nel senso che il giorno che ho ricevuto la notizia è stata una cosa improvvisa. In realtà era una giornata triste, mio marito partiva per l'America per lavoro, quindi sarei stata sola 10 giorni. Poi ho preso una piega ancora diversa. Ancora triste quando il marito parte. Sì, è giovine. E fa bene. E niente, poi è successo che proprio poco prima di imbarcarsi mi ha chiamata dicendo che il Sole 24 Ore mi aveva fatto questo riconoscimento. Ovviamente mi sono sentita onorata da un punto di vista professionale, è stata proprio una lusinga, anche perché appunto, come diceva, il Sole 24 Ore è un giornale autorevole. E sicuramente questo anche ha a che fare appunto anche con il mondo lavorativo, insomma. Cioè, ecco, poi diciamo che c'è il passaggio dal momento in cui si acquisisce una notorietà, esatto, quindi è chiaro che aumentano le responsabilità, e da lì in poi succede che molti marchi, molti brand, esatto, la cercano. Sì, perché i brand cercano persone che sono seguite e che riescono a veicolare i loro messaggi. E tornando appunto al discorso che io scelgo dei brand che seleziono, perché ci tengo ad essere vera, la gente non è stupida e io stesso ho la necessità di essere coerente, e quindi scelgo dei brand che comunque proporrei alle mie figlie a prescindere dal lavoro, e questo comporta comunque una selezione, perché... Facciamo un passo indietro, sì, per spiegarlo alla signora a casa. I grandi marchi, senza nominarli, ma i grandi, sì, marchi che si occupano delle prime pappe, insomma del mondo dell'infanzia in genere, sì, cominciano a cercare Ilaria per offrirle possibilità, sì, di lavoro, quindi di, esatto, unire, diciamo, il marchio, il prodotto, il brand al suo nome, al suo blog, quindi, esatto, cominciano anche a circolare, sì, bei soldini. Sì. Ovviamente l'aspetto che immagino lei ha dovuto curare è la passione che la sorreggeva prima nella scrittura del blog a quello che è l'aspetto commerciale. Esatto. E quindi è nel compromesso che lei ha, diciamo, assunto con se stessa. Esatto. Non promuoverò mai cose che non darei ai miei figli. Mi sembra, esatto, di capire questo. Esatto, sì, proprio così. Il blog nasce, come dicevo, per l'esigenza di comunicare, quindi innanzitutto perché sono appassionata di scrittura e sicuramente riesco molto meglio nella scrittura che nell'eloquio. Però ho proprio questa dimensione interna, profonda, che mi porta appunto a scrivere. E ha coinvolto tante persone, non me l'aspettavo. Io dico sempre, il mio blog è un po' un salotto con le porte spalancate. Può entrare chiunque vuole, io sono lì, accolgo, siccome l'ospite è sacro, cerco di trattarlo con tutti i crismi, quindi con educazione soprattutto, ed è un piacere averlo lì, gli mostro l'album di famiglia, quindi le mie foto, magari condividiamo dei pensieri, e solo il fatto che è venuto mi onora. E questo poi comporta anche delle grandi soddisfazioni, perché la gente ricambia, apprezza, no? la veridicità, magari il sentimento, la passione che uno ci mette, e lo ricambia con tanto affetto. Nell'area trenino commerciale. E sono solo mamme che si iscrivono al blog oppure? Allora, nessuno si iscrive, seguono, e non sono solo mamme, io ho anche un grande seguito, soprattutto di ragazze che vanno dalle 18 ai 34, ma anche di tantissime nonne. Nonne? Tantissime nonne che si affezionano e mi scrivono email, io ricevo all'incirca 50.000 a settimana di media, e donne che condividono le gioie dei propri nipoti, o che magari ci confrontiamo, quale strumento fai, Matilde è mia figlia, la più grande, quale strumento ho deciso di far imparare a Matilde, oppure cosa mi consigli per mia nipote come regalo, insomma nasce questa sinergia, questa... Che una volta si faceva nella piazza del paese, esatto, oggi non avendo tempo per occuparci, esatto, di prendere un caffè anche con un'amica, questa, facciamo grande piazza web virtuale, c'è, cioè, questo confronto anche tra mamme, e quindi anche consigli immagino che le chiedo. Tantissime. Lei, tra l'altro, è molto giovane, quanti anni ha? Io chiedere? Ne ho 31. 31? Sì. Quindi è un consiglio. Infatti c'è molto da imparare, non è che... È appunto, dico, molto giovane, però e Ilaria mamma com'è? Ilaria mamma è una mamma innamorata. Dico sempre, quando mi chiedono ma che regole segui per essere una brava mamma? Non esistono regole, oddio, se esistessero, qualora esistessero, io non ho la presunzione di elencarle, anche perché sto imparando.
Però riflettendoci sostengo che forse esistono delle regole non codificate che sono quelle dettate dall'amore. Quando diventi mamma è innato un amore profondo verso il proprio figlio, già durante la gravidanza. Va crescendo, tu sei disposta a proporgli il meglio e per farlo faresti qualunque cosa. Ecco, io mi sento così, mi sento disposta a tutto, ma con tanto equilibrio anche allo stesso tempo. È un ruolo, ho sempre pensato, prima ancora di diventare mamma, che essere genitore è probabilmente il mestiere più complesso che c'è, perché è in mano della materia da plasmare, non ti appartiene, ma domani determinerà delle circostanze in questa realtà, in questa vita. E quindi, insomma, la responsabilità è immensa, sapendo pure che ho questo seguito aumenta. La responsabilità aumenta. Io ho una mia personalissima opinione, ma è un'opinione. Le opinioni sono come le palline, ognuno ha le sue, vero? Ma io credo che mamma ci si nasca, non si diventa. Cioè, è qualcosa che tu hai dentro, immagino, a livello genetico. Guardi, quando mi veniva posta la domanda da piccola, cosa vuoi fare da grande, io effettivamente rispondevo la mamma. Però dico anche, sono circondata da amiche che si sentono tanto sicure in merito, eppure guardandole da fuori... Facciamo allora, presto, dobbiamo chiudere. Sì, no, ci andiamo un attimo, ne prendiamo un caffè. Sì. E poi torniamo. Signorina, un po' di riguardo, ma è influencer. Gesù, Gesù, Gesù. All right. Il luogo dove entrerai, camminerai e vivrai va prima pensato e poi creato. Edilone è il partner perfetto per rendere concreta l'idea dei tuoi ambienti. Satiri Auto, showroom dell'automobile dal 1966. Concessionaria ufficiale per i marchi Fiat, Fiat Professional, Abarth, Lancia e Ford. Assistenza e ricambi anche per i marchi Alfa Romeo e Jeep. Vieni a trovarci nelle sedi di Perugia, Pontefelcino, Gualdo Tadino, Gubbio, Trevi e da oggi anche a Città di Castello in Viale Romagna. Per realizzare i tuoi progetti basta un quinto del tuo stipendio o della tua pensione. Rivolgiti a Cofer, lo specialista della cessione del quinto. Io suono il pianoforte. Io la chitarra. Io canto. Io il pianoforte. Io il violino. Io la fisarmonica. Io il pianoforte. Io la chitarra. Io il pianoforte. Io il violoncello. Io canto. Io il sax. Io il pianoforte. Io faccio il DJ. Io sono il pianoforte. Loro hanno già scelto, tu cosa aspetti? Iscriviti alla mia accademia, il primo mese te lo offro io. Professionalità, serietà e passione da noi non sono un'eccezione. Agricola Tardioli, la carne genuina come quella di una volta. Animali selezionati ed allevati con foraggi del territorio umbro e la lavorazione fatta da mani sapienti. La trovi nelle proprie macellerie a Sant'Angelo in Celle, a Perugia in via Petrarca 32 e a Capodacqua di Assisi. www.agricolatardioli.it. Gesù, Gesù, Gesù. All right. Tutti in carrozza si parla con questa splendida creatura, mamma e influencer Ilaria Di Vaio. Ilaria, lei è plurilaureata. Stiamo cercando di trovarle un difetto. A codesta donna hanno le sirie. Un'unghia incarnita ce l'avrà? Un qualcosa? Non plurilaureata. Sì, ho conseguito due lauree umanistiche. Mi preme sottolinearlo perché solitamente queste lauree vengono screditate. Probabilmente perché a livello lavorativo offrono poco, o meglio, è difficile realizzare qualcosa. Io devo dire che devo tanto a queste lauree perché non solo poco dopo essere laureata mi è stata affidata una cattedra, ma mi porto dietro un bagaglio culturale, che mi fa proprio, mi supporta, mi dà appunto la capacità di esprimermi. Si chiama conoscenza. Esatto. Che è importante, è importante. In ogni ambito tanto, poi ci si esprime. Devo tanto a, insomma, a tutti gli autori che ho potuto leggere, analizzare, i miei professori universitari, a questa città, perché poi ho studiato qua, nella mia città. A Perugia. Sì. Tornando nel pratico, una giornata di un influencer, come si... Cioè, tecnicamente, è un po' come succede per la Ferragni, cioè lei... Un suo post ha un valore specifico, sì. Insomma, ce lo può spiegare in modo che anche la signora a casa lo possa capire? Allora, innanzitutto la mia giornata è la giornata di una mamma, quindi gli appuntamenti sono quelli: mi alzo presto, figli a scuola, appuntamenti pomeridiani, pranzo, pulire casa. In tutto ciò, appunto, come dicevamo prima, c'è questa collaborazione con i brand, quindi c'è l'inserimento nella mia quotidianità di determinati prodotti.
dietro a tutto questo c'è un team. Io oggi non lavoro più da sola, ma ho voluto dare una qualità a quello che produco, quindi sono accompagnata da persone che sanno, insomma, fare il loro mestiere e mi supportano in questo. E quindi nella classica giornata, negli appuntamenti tradizionali, spesso devo inserire anche degli appuntamenti con la fotografa, col videomaker, con il calendario editoriale per il blog, ecco. È un impegno che, insomma, uno notevole. Fa presto a dire sto dietro al computer. Esatto. No, è un impegno. Non è così. Ci vive di questo? E non ci vivo perché comunque insegno anche, però sicuramente a livelli più alti si può non solo vivere ma anche stare bene. Sicuramente oggi per me è un surplus che mi aiuta anche ad investire sulla formazione delle mie figlie, su un tempo di qualità passato insieme, ma soprattutto la cosa principale è che mi dà del tempo da spendere con le mie figlie. Non sono costretta in un ufficio, non sono costretta tra quattro mura, ma faccio quello che faccio insieme alle mie figlie. È una cosa molto bella. Lei, che ha un po' il polso anche delle neomamme, delle mamme eccetera in genere, cosa si lamenta di più? Immagino che lei raccoglie anche un po' di... Sì, di malessere. In merito al ruolo di mamma? Sì, nella società moderna. Beh, ci sono tanti profili influencer, non solo, ma anche tante mamme poi che seguono, che si classificano come disperate. Perché sicuramente i ritmi di una mamma, poi oggi le mamme lavorano quasi tutte, sono ferrati e pressanti. E quindi sicuramente è il tempo che non basta mai. Spesso come mamma, altre volte anche come moglie e poi in tutti i ruoli che abbiamo. Il tempo che sempre tirano. Oh, arriva la nostra Giulia che non è mamma ma è bionda anche lei, prego, lei non si alza mai, eh. Beh, per... grazie. Eccoci qua. Cosa ci porta oggi? Oggi sono in veste di postina. Postina, vuole dare a me? Grazie. Posso? Prego. Mi dispiace, sbaglio il destinatario. Leggiamo: cucino io. È una sorpresa gentile della produzione di cui io nulla sapevo. Andiamo a leggere che cosa le si propone. Le si propone di svelare una ricetta. Ora, non le chiedo i cannelloni, è vero. Le chiederei invece, approfittando della sua esperienza di mamma e quindi anche per stare in tema, partiamo da un presupposto: i bambini non mangiano degli alimenti, non c'è niente da fare. La mia mamma, per esempio, per costringermi a mangiare la sogliola, sa come me la faceva mangiare? Sciolta nell'aranciata. Oh mamma mia, la tortura! Avevo l'alito di Chernobyl e ho odiato poi entrambi gli alimenti. Ecco, come possiamo, quali possono essere, diciamo, i segreti, se in qualche modo può dircelo, una ricetta golosa, un qualcosa che possa anche ingannare il fanciullo a mangiare ciò che non vuole? Anche in questo caso parlo della mia esperienza, certo. Probabilmente non sono regole applicabili a tutti i bambini. Io sono fortunata perché ho due bambine che mangiano di tutto, sono anzi note nel web anche per questo, perché hanno un appetito notevole. E fin da piccole l'ho sempre abituata alle verdure, quindi probabilmente è come inizi, dallo svezzamento, e quindi proporgli pappe a base di verdure, perché la verdura poi è la cosa, insomma, certo, di solito più ostica. E poi sicuramente molto spesso io con mia figlia parlo mentre si mangia, che è una cosa che non si dovrebbe fare, però questo mentre mangiamo magari le spiego da dove è arrivato quell'alimento. Io ho la fortuna di avere una nonna che ci ha insegnato il valore della terra, proprio la ricchezza, no? Quello che ci offre. Quindi noi abbiamo l'olio nostro, uova nostre, quindi mentre lei mangia io le spiego tutto questo da dove proviene, quanto è prezioso e quanto è raro ottenerlo, insomma, educazione alimentare zero, oltre praticamente. Meraviglioso, fantastico, eccezionale. Vi invoglio quasi di fare un figlio. Noi che abbiamo mangiato spinaci pensando di diventare come Braccio di Ferro, guardi un po' che cosa è diventato. era uno insomma degli escamotage che le mamme di un tempo cercavano di dire. Su, signori, signore, trenino commerciale. I riflessi sono lenti, non sono come i suoi, ovviamente. E adesso come si immagina, cioè come pensa che cambierà la sua vita? Aveva dei progetti prima che ho dovuto modificare poi? Guardi, i miei progetti era sposare l'uomo che amo. E sì, l'ho fatto. Ma è perché è qui presente, lo dici. Certo. Poi avere la grazia di poter avere, insomma, due figlie. Fontivegge, stazione di Fontivegge! Me lo perdoni, Prego. E oggi non penso più al futuro, nel senso che mi impongo di pensare al presente, ad ogni giorno il suo affanno, proprio. Realizzo che soprattutto oggi da mamma il tempo vola,
E quindi perché pensare al futuro? Perché distrarmi con qualcosa che non so come sarà, se sarà? Penso al presente, cerco di viverlo al meglio e poi questo determinerà il mio futuro. Quindi l'ora è adesso. L'ora è adesso. Lei ha detto anche un'altra cosa molto interessante prima, cioè il parlare, che è una cosa che facciamo sempre meno con i nostri figli, a cui diamo sempre meno spiegazioni, a molte volte anche tematiche importanti. Il dialogo, faccio una domanda banalissima, va di pari passo con l'educazione alimentare, è fondamentale. E ci sono, voglio dire, mille esempi, no? Di una mancanza di dialogo, soprattutto con i genitori, sì, che restano ovviamente punti di riferimento. Quindi anche questo immagino sia uno degli argomenti del suo Sì, modo. Io sicuramente è anche una predisposizione caratteriale. Io non ho mai avuto difficoltà ad aprirmi in famiglia, soprattutto, quindi ad esternare quello che sento e quello che provo. E così quando sono nate le mie figlie l'ho fatto anche con loro e in qualche maniera l'ho educata questo. Ho delle bambine, una bambina piccola che solitamente quando torna da scuola non mi dice cosa hai fatto, alla domanda cosa hai fatto non mi risponde niente, ma risponde in una maniera molto semplice, con delle narrazioni, però mi dice le emozioni, quello che ha provato. Noi facciamo un gioco spesso a tavola, concludiamo la giornata con il gioco bello brutto. Raccontami una cosa bella di questa giornata e una cosa brutta. Oh, che bello. E questo la porta comunque a stimola il dialogo. Sì, esatto, stimola il dialogo. Sì. Che è fondamentale. Suo figlio diceva 4 anni e mezzo? No, li deve compiere 4, Matilde, sì. Già maneggia Matilde le... Come no? È inevitabile, non lo controllo il fenomeno perché va controllato, però non lo proibisco, perché il futuro è il loro futuro, è il loro presente, è il mio presente, figuriamoci, insomma. E quindi assolutamente devono avere confidenza con questi mezzi, ma devono essere controllati mentre lo utilizzano e devono essere educati al fatto che fa male agli occhi, educati al fatto che potrebbe apparire qualcosa che non è il caso di guardare, certo. Educati al volume, no, questa è un'altra mia fissa, il volume mai troppo alto, perché anche lì si perde dialogo con un volume troppo alto dei certo, mezzi di comunicazione. È evidente. Evidente. Beh, sono tutte, diciamo così, esperienze che lei matura sì, sul campo, esatto. Quindi con il confronto anche con le altre mamme, e quindi è bello, no? Questo potersi confrontare, a volte anche, anzi direi la maggior parte, senza conoscersi. Senza conoscersi, quasi sempre, sì. Beh, sono molti altri, diciamo, molte altre le curiosità che vorremmo con la nostra influencer Ilaria Di Vaio poter toccare. Lo faremo subito dopo la pubblicità. Bravo. Gesù, Gesù, Gesù. All right. Il luogo dove entrerai, camminerai e vivrai va prima pensato e poi creato. Edilone è il partner perfetto per rendere concreta l'idea dei tuoi ambienti. Satiri Auto, showroom dell'automobile dal 1966. Concessionaria ufficiale per i marchi Fiat, Fiat Professional, Abarth, Lancia e Ford. Assistenza e ricambi anche per i marchi Alfa Romeo e Jeep. Vieni a trovarci nelle sedi di Perugia, Pontefelcino, Gualdo Tadino, Gubbio, Trevi e da oggi anche a Città di Castello in Viale Romagna. Per realizzare i tuoi progetti basta un quinto del tuo stipendio o della tua pensione. Rivolgiti a Cofer, lo specialista della cessione del quinto. Io suono il pianoforte. Io la chitarra. Io canto. Io il pianoforte. Io il violino. Io la fisarmonica. Io il pianoforte. Io la chitarra. Io il pianoforte. Io il violoncello. Io canto. Io il sax. Io il pianoforte. Io faccio il DJ. Io sono il pianoforte. Loro hanno già scelto, tu cosa aspetti? Iscriviti alla mia accademia, il primo mese te lo offro io. Professionalità, serietà e passione da noi non sono un'eccezione. Palladium Aspiri! Agricola Tardioli, la carne genuina come quella di una volta. Animali selezionati ed allevati con foraggi del territorio umbro e la lavorazione fatta da mani sapienti. La trovi nelle proprie macellerie a Sant'Angelo in Celle, a Perugia in via Petrarca 32 e a Capodacqua di Assisi. www.agricolatardioli.it. Gesù, Gesù, Gesù. All right.
ultimo tratto con Ilaria Di Vaio, influencer. Ha capito lei il significato di influencer? Sì, ho visto che ha dato anche la ricetta dell'influencer. No, io ho fatto un'altra domanda. Se alla fine della puntata, giustamente la Di Vaio diceva a fine pasto io con i miei figli dico dimmi una cosa bella e una cosa brutta. Lei a fine della puntata cosa ha capito? Cos'è un influencer? Lo spieghi alla signora Maria a casa? Ma gliel'ho detto. Io non ho preso un'influenza quest'anno. Fa il comico. Ecco, quando non capisce, la butta in caciara, come si dice. Lei lo dice. E il blog è attivo sempre, cioè praticamente. È attivo sempre. Ricordiamolo anche per chi volesse in qualche modo cominciare a frequentarlo, ricordiamone il nome. Crumbs of Life di Ilaria Di Vaio. Di Ilaria Di Vaio. Sì. Uno entra, scrive. Sì, esatto, partecipa, legge, può commentare sotto i miei post liberamente. Le rispondi a tutti? Cerco di rispondere a tutti quanti, sì. Qualunque forma di, diciamo, curiosità? Sì, e sì, sì, perché no? E per quanto riguarda l'episodio, insomma, quello di questi giorni, da Ferragni, che tanto ha in qualche modo sollevato polverone, insomma, come se poi non si conoscesse cosa facesse la Ferragni, no? Cioè, diciamo che è abbastanza normale, visto anche ciò che lei ha detto, no? L'importanza di un influencer. Cioè, cosa c'è? Come possiamo spiegare a chi ci ascolta cosa c'è dietro il costo di quella bottiglia, 8 euro, per giustificare una roba del genere? È molto meno banale di quello che sembra, c'è molto più lavoro di quello che si possa pensare. Chiara è stata una ragazza intelligente, ha sfruttato un momento propizio in cui questo evento, questo fenomeno prendeva piede, ovvero il social. Io la trovo una ragazza molto intelligente che ha saputo far fruttare, perché no, quello che ha creato. Quindi certo l'acqua magari costerà un po' troppo, però non banalizzerei, non mi piace anche quando le persone aggrediscono in quella maniera. Beh certo, è chiaro, io credo che sia stato molto un po' l'abbinamento con un genere di prima necessità come l'acqua, no? Esatto, probabilmente quello sì, infatti l'acqua non può costare perché così perché proprio tanto, i social poi hanno contrapposto immagini di chi muore di sete alla bottiglia da 8 litri, facendo anche un po' di confusione. Esatto, si tende sempre a poi estremizzare, poi alla fine si ridicolizza tutto, non è così, bisogna essere sempre pertinenti al contesto, insomma. Beh, d'altra parte sono le nuove professioni e quindi certo, sì. Il web ormai è dentro di noi, certo noi facciamo un po' più fatica perché siamo un po' più tradizionali, preferiamo, che ne so, una bottiglia di vino, seduti al bar. Che immagine triste che sto dando, non so per quale motivo, però diciamo siamo legati a quelle tradizioni dove il vis-à-vis era forse un modo più vero per conoscere le persone. Dicevamo, dietro una tastiera si può nascondere chiunque. Sì. Quindi anche a lei la capacità di distinguere ciò che può essere, non so, un messaggio positivo o negativo, anche perché si parla di prime pappe, bambini, eccetera. Insomma, apriamo un altro squarcio che è meglio. Esatto. Noi vogliamo chiudere con questo volto bellissimo, ricordiamo la terza influencer d'Italia per le prime pappe, Ilaria Di Vaio. Ricordiamo ancora il blog per tutte Crumbs le mamme. Crumbs of Life. Lo fa piano piano lo spelling? Crumbs of Life. Ripeta. Briciole di vita. Bravo, questo è in italiano. Tutti in carrozza si parla, grazie a Ilaria Di Vaio, grazie a voi, grazie al marito, grazie ai bambini. Noi ci vediamo se volete domani. Saluti a tutti. Si va, la vita che ci invita, sali, mettiti vicino al finestrino, curiosando come un bimbo canterino, gin su, gin giù, gin su.